Davanti al monumento imbrattato da scritte stupide e offensive, il sindaco lancia un monito ma anche un appello. Serve rispetto per i caduti e per la città, per i suoi posti più iconici, in attesa di un varco che disciplinerà accessi e comportamenti. Meglio quindi ricordarlo: il monumento di piazza Vittorio Emanuele II non è una lavagna. Il monumento, hai detto bene, non è una lavagna: il monumento dei caduti di Francavilla Fontana, per cui lo ripuliremo il prima possibile e continueremo a parlare con i ragazzi per ingenerare il sentimento di rispetto verso questo luogo e verso altri luoghi. La domanda preliminare da porsi è proprio questa, secondo me, che cosa abbiamo fatto, che cosa stiamo facendo per spiegare ai ragazzi che questi luoghi vanno tutelati e non aggrediti. Qui a Francavilla stiamo provando ad assumere una prospettiva ampia eh, perché questo luogo tra poco beneficerà della, secondo me beneficerà della presenza di un varco che disciplinerà anche il flusso delle auto intorno al monumento e poi ci sono altri lavori in corso qui nel circondario che hanno riguardato altri beni monumentali, proprio perché i ragazzi comprendano che la storia insomma, non va aggredita a colpi di penarello. Il monumento sarà presto ripulito, poi bisognerà fare in modo di evitare che venga nuovamente preso di mira per rispetto ai caduti, per rispetto alla città.